Gentile pubblico del web, rieccoci a voi con Art Parade e oggi la quarta puntata è davvero roboante, o meglio, imperdibile, letteralmente imperdibile. E io e Olga del Volga vi garantiamo fin d'ora scintille di euforia. E partiamo lesti con la gara di chi impara. Ma prima di presentarvi l'artista odierno, dobbiamo svelarvi il vincitore della puntata precedente. Che agitazione! La competizione riguardava due capolavori della femme fatale dell'arte, Tamara Dell'Impisca. E al numero uno avevamo Ritratto di uomo in soprabito. Mentre al numero due il ritratto di Madame Perrault. Chi avrà avuto la meglio? Ce lo anticiperà un bel rullo di tamburi. Ha vinto il numero 2, la bella Madame Perrault. Ottima scelta, la mia opera. Provi gioia, Olga cara, per la mia vittoria? Sì, certo. Chiedere a un perdente se prova gioia è come sperare che un tacchino sia felice per il giorno del ringraziamento. Oh, ma che bel paragone alla non Lady Violet. Esattamente, non è propriamente mia. Allora ti voglio rallegrare un po' e ti rammento che è il torneo del Meo Marameo. Ed ora bando le ciance, diamo fuoco alle polveri con l'attenzione in web visione. Ci presenti? Ecco, vi presentiamo oggi un autore che probabilmente non tutti conoscete, ma vi garantiamo essere strepitoso. Parlo del desenzanese Cagnaccio di San Pietro. Oh, ma che nome importante. Sì, molto molto bello. Che partito come futurista approda a quella corrente denominata realismo magico. E magiche sono le opere che vi proponiamo, soprattutto la mia. Ti pareva? Quella che vi invito caldamente a votare per la sua originalità. Con il numero 1, ecco l'Alzana del 1926. Per Alzana intendiamo la grossa fune usata per trainare le imbarcazioni o la strada usata dai trascinatori per trainare le imbarcazioni. Operazioni queste che venivano svolte da animali, quindi da traino, o da persone ai limiti dell'indigenza e disposte a tutto pur di lavorare. Il verismo in quest'opera è davvero straordinario. Il caldo, la fatica, lo sfinimento, i muscoli a fior di pelle e le vene, tutto sembra palpabile. Non so se riuscirai a trovare di meglio dopo questa mia opera. Ma guarda, io scelgo tutt'altra opera e comunque detto fatto, infatti con il numero 2, avete capito bene? Il numero 2, mi raccomando, ecco voi, Donna allo specchio. Un concentrato del talento di Cagnaccio. Ma chi è la donna? Magari è un'attrice. Poco importa. Ciò che importa è il forte contrasto tra i colori impudenti degli oggetti e quelli tenui della donna che vediamo praticamente da ogni angolazione. La vediamo tre volte, guardate bene, lei da dietro, nello specchio e nella cornice dello specchio, nella molatura. E in contrapposizione ai colori proprio molto evidenti c'è l'atteggiamento della donna. Il trucco che dovrebbe renderla in realtà raggiante qui non riesce a coprire un velo di malinconia e l'apatia dipinta in volto. È intrigante, molto intrigante, concettuale direi. Certamente. E ora ci rivolgiamo a voi. A voi, naturalmente. A voi che giocate con noi. Per caldeggiare il vostro insostituibile intervento, vi diciamo: votate! Votate 1 per l'Alzana. Oppure votate 2 per Donna allo specchio. E votare è tremendamente facile e importante. E lascio con piacere a te i dettagli informativi. Devi forse farti perdonare qualcosa. Ma che dici? Hai dimenticato che Art Parade è pure il torneo del Galateo? Ma vabbè, allora per votare potete inviare una mail alfonsomaffini@libero.it oppure un WhatsApp o esprimere la preferenza in calce ai video che trovate su YouTube e su Facebook. Ma fatelo, altrimenti ci passa la voglia di allestire la Hollywood Appartamento.
e strolicare per realizzare questi video. Quindi ve lo ripetiamo ancora: votate, divulgate i link delle puntate a amici, parenti, serpenti e conoscenti. Perché parlare d'arte mette le magagne in disparte. Baci, abbracci e appuntamento a breve per rivelarvi chi di noi lancerà un liberatorio meo meo marameo.